Champions avanza con tanti bei risultati per Milan, Inter, Napoli in attesa dell'Europa League, unica eccezione la Juventus che è partita davvero male, e noi cominciamo a guardare cosa può accadere in prospettiva, perché il mercato si è appena chiuso ma come sempre non si ferma mai. Allora guardiamo anche dalla sponda rossonera le parole di Paolo Maldini, che alla vigilia della partita con Dinamo Zagabria ha ammesso in maniera chiara che il nuovo Leao è tutto ancora nel divenire, perché il portoghese ancora non ha accettato le condizioni, anzi ne ha presentate più alte, e soprattutto deve ancora risolvere, sciogliere il nodo dello Sporting di Lisbona, la causa con quella controversia vecchia di 3 anni e passa. Ma di Leao vi abbiamo parlato in abbondanza, ecco perché è meglio invece concentrarsi sui nomi che potrebbero interessare Maldini e Massara per le prossime sessioni di mercato. Non dico per gennaio, perché non c'è aria di cessione ovviamente per Leao in corsa, però il nome di Noah Lang, l'olandese del Bruges, è stato già fatto quest'estate e guarda caso è il gemello di Charles de Ketelaar. Quindi ha 23 anni anche lui, ha un rendimento sinora significativo, è un prezzo accessibile sui 20-22 milioni di euro, non molto di più. Ecco perché questa è una candidatura che resiste, forte, così come quella di Luis Sinistar, è un attaccante colombiano, è stato appena acquistato dal Leeds dopo una brillantissima prestazione nel Feyenoord, è stato pagato 25 milioni di euro. È un'ala, è molto simile a Leao, è un po' più piccolo, meno prestante, però anche lui molto veloce, e a 23 anni ha già debuttato nella nazionale colombiana. Insomma, è un giocatore di grande prospettiva che adesso deve confrontarsi con lo scenario della Premier League, con il Leeds appunto. E guarda caso il Leeds proprio il 2 settembre ha chiuso anche per Willy Gnonto, l'altro attaccante italiano che nello Zurigo aveva fatto favilla, debuttato anche con la nazionale di Mancini, e lì è stato acquistato per 4,5 milioni di euro. Quindi sarà lui a contendere il posto a Sinister. Cosa sarà del futuro di questi giocatori, tutti dotati, tutti sicuramente nel mirino del club rossonero? Vanno seguiti, come lo fanno gli scout milanisti e non solo, perché vi ricordo che Kvaratskhelia, l'attaccante georgiano del Napoli che sta facendo favilla nel nostro campionato e anche in Champions League, anche lui è costato poco, anche lui era stato offerto più volte sia al Milan che all'Inter e alla Juventus, però il Napoli, diciamolo, è stato bravo e lungimirante, perché di Insigne ormai non si ricorda più nessuno, mentre Kvaratskhelia alla vigilia della sfida Milan-Napoli diventa un protagonista, soprattutto per l'assenza malaugurata per il Milan proprio di Leao, squalificato. È davvero curiosa la situazione in casa Inter, perché il mercato cosa ci ha detto? Che l'ingaggio di Francesco Acerbi è stato tribolatissimo, è arrivato proprio in extremis tra mille dubbi economici ovviamente, è un grande sponsor Simone Inzaghi, quindi il suo ingresso nella rosa nerazzurra sembrava molto sofferto. Invece al debutto, soprattutto in Champions League, Acerbi si è dimostrato un leader e quindi si candida a diventare addirittura titolare anche in campionato, e questa è una delle sorprese di un mercato strano, quello nerazzurro, che ha avuto una partenza lampo con gli acquisti di Lukaku, di Belanova, di Aslani, poi però poco altro. Certo, il mancato sacrificio di Skriniar fa la differenza, però l'inizio un po' balbettante stagionale ha fatto storcere il naso a tanti. Ecco perché adesso la vittoria in casa del Victoria Pilsen è un toccasana che è condito anche appunto dagli elogi per Acerbi, un usato sicuro che tanto certo non era considerato, e invece il difensore, il mancino ex Lazio,
si sta rivelando un protagonista, e questo è un particolare da non sottovalutare per valutare poi anche il proseguo della stagione di Simone Inzaghi, che anche lui era stato già messo sul banco degli imputati e ora si è meritato dei nuovi esami con la possibilità di superarli. Il paradosso Juventus è servito. La regina del mercato, insieme alla Roma e al Napoli, è al centro delle polemiche. Giustamente, anche perché la sonora sconfitta in casa con il Benfica rischia di pregiudicare la qualificazione in Champions League ed è un brutto passo, anche con una prestazione non all'altezza delle aspettative. È anche vero però che ad Allegri mancavano tanti giocatori importanti e queste assenze sicuramente stanno pesando in inizio di stagione più difficile di quanto ci si aspettasse. Ecco perché adesso è lui sul banco degli imputati e non a caso anche le parole di Arriva Bene, l'amministratore delegato bianconero, alla vigilia della partita non sono suonate a suo favore. Quella battuta al tifoso juventino che diceva Allegri out era stata molto pesante e il sostituto lo paghi tu. Poi ha corretto il tiro, il manager ha fatto intendere che la sua era solo una battuta, però resta l'aria pesante perché la Juventus, VAR o non VAR, banti o non banti, a proposito dell'errore clamoroso contro Salernitana, certamente non può prendersela con gli arbitri. Le carenze ci sono, in primis quell'assenza di Pogba, che infortunato, poi anche attardatosi nell'intervento, sta indirettamente causando un danno a tutta la rosa. Anche Di Maria è acciaccato, quindi quelli che sono stati giudicati come gli acquisti più importanti dell'estate per tutta la Serie A al momento mancano all'appello. E questo è un passaggio non da poco. Può consolare, ma solo in parte, il fatto che invece Milik stia andando ripetutamente in rete. Il polacco, ricordiamolo, era stato il centro di un vero e proprio incrocio di mercato, perché inizialmente Allegri e la società avevano puntato su Depay, invece Milik, con una soluzione assolutamente low cost, sta diventando protagonista, molto di più di Dusan Vlahovic, che in Champions League soprattutto non si è ancora visto. E questi sono tutti aspetti che alla lunga potrebbero pesare. Di sicuro in questo momento l'attenzione principale è per il futuro di Allegri, quindi il mercato in questo momento a Torino non è d'attualità, piuttosto c'è da rincorrere una serie di mete non solo in campionato ma soprattutto in Champions League.